Invito e quindi alla possibilità di discutere insieme in questa conferenza stampa, nella sala stampa della Camera, sala stampa di Montecitorio, per un argomento che sta a cuore a tutti, nessuno escluso, e cioè la sanità digitale, ovvero la possibilità di mettere insieme competenze digitali, competenze della salute, nel quadro del PNRR. Una questione che riguarda la vita quotidiana di ciascuno di noi, di tutti i cittadini, e che riguarda il futuro delle generazioni che avranno a cuore la salute personale e la salute pubblica, la salute collettiva, non solo dell'Italia, viene da dire dell'Europa, visto che parliamo di PNRR, ma fermiamoci qua, che altrimenti andiamo troppo oltre. Gli onori di casa da parte dell'onorevole Nicola Provenza, che saluterà tutti noi e poi dopo, alla fine, trarrà le conclusioni di questa discussione. Prego, onorevole. Grazie, buongiorno. Intanto voglio dare il benvenuto a tutti e un ringraziamento particolare per aver colto tutti insieme questa grande opportunità. La definisco grande non a caso, perché in questo momento noi abbiamo di fronte a noi un momento molto delicato della storia del nostro paese, perché dalle nostre azioni dipenderà il futuro della salute del nostro paese. Gli investimenti sono ingenti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza declina in qualche modo delle priorità, ma come spesso ripeto, noi abbiamo una necessità che è quella di saper allocare le risorse, di prendere spunto dalle buone pratiche e soprattutto di iniziare un percorso nuovo rispetto a un concetto di salute che sia un concetto di salute globale nella dimensione biopsicosociale. È un tema a me molto caro, che si innesta perfettamente col tema della innovazione tecnologica, che può essere un grande acceleratore di questo processo. E non a caso, per primo in questa legislatura, esattamente nell'aprile del 2020, ho proposto la mia prima interpellanza urgente al Ministero della Salute per sollecitare una necessità che era evidente già all'inizio della pandemia, cioè quella di andare a interferire in qualche modo con delle distorsioni che erano presenti rispetto a tutto ciò che riguarda le piattaforme digitali e quelle che potevano essere le prospettive in termini di innovazione tecnologica nel nostro paese. Non solo, ma in tutti gli emendamenti e in tutte le azioni che ho provato a fare sul piano parlamentare, ho tenuto sempre presente in maniera prioritaria il discorso della telemedicina. Sarò in questo caso, come dire, attento a tutte le riflessioni che verranno in questa giornata, in questa conferenza stampa, perché è importante poi trarre degli spunti che atterrino poi in proposte concrete. Io ci tengo molto a questo perché, essendo medico, ho ascoltato sempre tante e tante parole sulla sanità, sulla salute, e ritengo che oggi viviamo un tempo nel quale dobbiamo essere più concreti, andare nella direzione di un'integrazione tra sociale e sanitario, perché altrimenti non riusciamo a interpretare il nostro tempo, tenendo dentro una serie di dinamiche che sono relative anche alle politiche ambientali, ma soprattutto, lo ripeto, a un concetto di salute complessiva. La tecnologia sarà effettivamente quella che darà un'accelerazione a questi processi, ma forse in questa sede possiamo anche trovarci insieme e ragionare su come la tecnologia e in che modalità si può ragionare per implementare dei modelli organizzativi che siano realmente efficaci e possano portare beneficio ai cittadini. Io vi ringrazio ancora e quindi passo la parola al moderatore che, come sapete, per motivi ovviamente di normative, chiamerà poi al tavolo i relatori uno per volta. Vi ringrazio. Grazie all'onorevole Provenza e appunto in questo alternarci che è rispettoso fino in fondo delle regole Covid che
che ci siamo autoimposti e che è giusto esserci imposti. Do la parola in questo chiamiamolo racconto di questo pomeriggio, dove saranno diversi soggetti che prenderanno la parola, da Netcom alle tre aziende MSD, Humanitas e Medtronic. Do la parola però al dottor Francesco Gabrielli, che è il direttore del Centro Nazionale di Telemedicina, proprio per inquadrare anche dal punto di vista non solo tecnico ma anche di prospettiva la questione di cui stiamo parlando questo pomeriggio. Prego. Ecco, così, ok. Dicevo, cercherò di darvi alcune indicazioni su quello che sta succedendo dal punto di vista tecnico, scientifico, rispetto alla telemedicina nel panorama internazionale e soprattutto nel nostro paese, il quale ha il nostro paese alcune peculiarità che è bene che noi, di cui noi dobbiamo essere ben consapevoli proprio per gestire ciò che ci attende nei prossimi anni. Ho portato qualche slide che io inizio a parlare poi il moderatore mi stopperà nel momento opportuno. Nel modo più garbato possibile, prego. Anche sgarbato, non si preoccupi. Mai sia. Va bene, grazie. Allora, intanto vi porto questo che è una mappa concettuale, un ragionamento che ho progressivamente fatto mentre studiavo la letteratura internazionale. Questa mappa concettuale definisce sostanzialmente il nostro ruolo nella storia, quello che noi saremo, quello per cui noi saremo ricordati. E vi spiego in che senso. Noi oggi abbiamo un elenco di tecnologie che una volta si chiamavano tecnologie abilitanti, che sono quelle che vedete nella parte sinistra della slide. Sono delle tecnologie digitali che ci consentono di fare qualcosa che prima non era possibile fare. E poi hanno una caratteristica fondamentale, che tendono a convergere le une verso le altre, tendono a fondersi insieme. Questa cosa non è una fantascientifica previsione, è ciò che già sta accadendo da diversi anni. È una spontanea evoluzione delle tecnologie, man mano che diventano sempre più perfezionate, sempre più sofisticate, tendono anche a fondersi insieme. Questo succede anche in medicina, anche se con un certo ritardo rispetto agli altri ambiti professionali. Ritardo non dovuto semplicemente al fatto che in medicina si va più lenti per questioni di prudenza ovvia, ma il meccanismo è esattamente lo stesso. Quello che succede è che quindi noi avremo a disposizione, intorno agli ambienti di vita del paziente, sui vestiti, sugli indumenti del paziente, sulla pelle del paziente, dentro al corpo del paziente, una serie di tecnologie che si fonderanno insieme tra di loro in una tecnologia che ci darà accesso a informazioni e dati come mai prima è successo nella storia dell'uomo e della medicina. Spetta a noi saper usare appropriatamente queste opportunità enorme. Noi dobbiamo fonderla alla pratica medica e assistenziale a cui siamo abituati, alla deontologia professionale, all'etica, alle norme, e dobbiamo creare dei sistemi che consentano, vedete, la verifica scientifica dell'uso clinico. Perché la verifica scientifica? Perché non è detto che un software, un hardware, un sistema di rete, di computer, per quanto perfetto sia da un punto di vista tecnologico, non è detto che sia utile al mio paziente. E questo lo posso dimostrare soltanto con le sperimentazioni cliniche. Le sperimentazioni cliniche che devono avere caratteristiche particolari, perché la materia è particolare. Non entro nel dettaglio, diciamo, di questa specificità, perché ci porterebbe, diciamo, fuori strada e sarebbe un argomento lunghissimo da discutere.
però sappiate che le sperimentazioni cliniche sulle tecnologie digitali e sull'applicazione medica delle tecnologie digitali sono diverse dalle altre. Da queste evidenze scientifiche, oltre che dal progresso tecnologico, dobbiamo trarre anche i criteri di governance per la sanità. Non possiamo fare diversamente, perché se lo facciamo rischiamo di costruire dei sistemi che non sono idonei, adatti a quello che si prefiggono e quindi non vengono usati. Poi vi farò, diciamo, entrerò nel dettaglio di questa affermazione più in avanti. E noi stiamo in questo momento realizzando dei servizi di telemedicina in Italia, dei elementari. Siamo all'alba di una nuova era, anche per la medicina. Una nuova era che va verso, vedete quella specie di scalinata sulla destra, verso la precision medicine. Che significa? Verso una medicina, non traducetelo con medicina di precisione, che non è corretto, non è che la medicina attuale è sprecisa, è imprecisa. È una medicina personalizzata, ultra personalizzata, forse si potrebbe tradurre. Cosa significa? Significa che con tutte queste tecnologie, validate scientificamente dalle esperienze cliniche, noi possiamo costruire dei sistemi di controllo, di gestione di ogni singolo malato nella sua realtà, nel suo territorio, nella sua vita, nella sua società. È un'ambizione molto forte, ma non è così fantascientifica come può sembrare. Ci sono gli strumenti tecnologici per poterci arrivare. Dobbiamo trovare il modo di organizzarli in servizi che funzionino e che siano robusti, duraturi. Per farlo occorre passare attraverso tutti questi scalini, la revisione dei processi di lavoro delle varie professioni sanitarie, i modelli di erogazione dei servizi, la gestione dei dati che non sono più soltanto sanitari, come li intendiamo, i dati che provengono da tutti quei sensori a cui alludevo prima e quei sistemi a cui alludevo prima non sono soltanto quelli della cartella clinica come noi la conosciamo, ma sono comunque dei dati in più che non sono mai stati utilizzati prima nella storia della medicina. Quindi probabilmente scopriremo anche nuove cose rispetto alla nostra fisicità, alla fisiologia, alla fisiopatologia. Avremo un nuovo modo di esercitare anche la professione medica e le professioni sanitarie. Naturalmente questo non capiterà tutto insieme, sarà una progressione nel tempo. Quanto veloce non lo sappiamo, certo non lenta. E quindi dobbiamo imparare subito a saper stare dentro a questa evoluzione. Noi come professionisti medici, anch'io sono un medico, quindi mi ci metto anch'io in questa evoluzione, e anche tutte le istituzioni. Noi abbiamo fatto, vi mostro questa scheda che è tratta da un lavoro che abbiamo fatto negli anni passati, prima della pandemia. Stavamo studiando che cosa era successo negli ultimi anni in Italia rispetto alle servizi di telemedicina, cioè quali servizi erano stati effettivamente attivati in Italia. Non l'aveva mai fatto nessuno, quindi abbiamo fatto noi per la prima volta. Il Centro Nazionale è stato fondato nel 2017. Ci siamo messi a lavorare intorno a questo tema. In realtà, diciamo, io mi occupo di telemedicina dal 1995, quindi conosco per esperienza ciò che è accaduto negli anni in Italia, ma un conto è che io vi riferisca la mia esperienza, un conto uno studio che vi dimostra con i numeri quello che è successo realmente. Ci sono state delle cose che sono venute fuori da questo studio anche piuttosto interessanti e sorprendenti. Un certo punto di vista, intanto abbiamo collezionato circa, grosso modo erano circa 350, poco più, di esperienze di telemedicina, di servizi realmente erogati. Abbiamo interpellato tutta la sanità italiana, abbiamo ricevuto risposte, abbiamo, diciamo, i dati del 99,6% del territorio italiano. È una fotografia molto nitida, molto precisa. Che dice che cosa? Che
La maggior parte delle attività che sono state fatte, che se ci pensate sono poche, dal 2014 a tutto il 2017 compreso, la maggior parte sono televisita, telecontrollo, teleconsulto, teleconsulenza. La stragrande maggioranza. E poi un'altra cosa che non c'è in questa tabella è che quasi tutte queste esperienze sono durate 3 anni. Qualcuna è arrivata a 5, rarissime sono quelle che hanno superato i 5 anni. Perché? Perché erano quasi tutte collegate a dei finanziamenti per la ricerca, che finiscono. Finiti i finanziamenti, chiuso il programma. Non solo, quindi, un servizio erogato veniva poi tolto, ma si è perso un valore che nessuno considera e che dal mio punto di vista invece è molto importante. Si è perso tutto il know-how delle persone che ci hanno lavorato in quegli anni. Vi potrei fare l'esempio, nomi e cognomi, di tanti colleghi ingegneri, medici che hanno lavorato in queste esperienze, che avevano sempre giovanissimi, che avevano acquisito delle know-how specifici su queste materie, che poi sono andati a fare un altro lavoro, chiaramente, perché è finito il programma e si dovevano in qualche modo guadagnare da vivere. Noi abbiamo perso tanto perdendo questo know-how, anche in considerazione del fatto che nel frattempo, nelle università, specialmente nelle facoltà di medicina, non si insegna l'e-health ai giovani sanitari. E questo è un elemento su cui credo dobbiamo riflettere in modo preciso. Poi è arrivato il Covid e il Covid ha cambiato completamente il panorama. Noi abbiamo nel 2020, la prima cosa che abbiamo fatto è mettere a servizio tutto quello che avevamo studiato fino a quel momento nel più breve tempo possibile a disposizione dei colleghi sul territorio. E lo abbiamo fatto con la primo di questi due report, il numero 12, che è stato pubblicato in aprile del 2020. Questo report è figlio di quell'epoca. Se ci pensate, il primo lockdown, eravamo tutti spaventati, non sapevamo come sarebbe andata a finire, avevamo immaginato la proliferazione delle zone rosse, quindi... Vi ricordate, c'era tutto un certo tipo di situazione molto drammatica in quel momento. E noi, mettendo a disposizione le nostre conoscenze, in questo report abbiamo detto ai colleghi: guardate, se dovete fare dei servizi di telemedicina veloci, economici, che però funzionano, per i pazienti che devono stare in quarantena per il Covid e anche per quelli che non hanno a che fare con il Covid, ma hanno bisogno di continuità assistenziale, i cronici, i disabili, le malattie rare, per tutte queste persone, potete usare questo sistema e abbiamo, se voi lo potete ancora scaricare dal sito dell'istituto, questi report, e vi troverete tutte le spiegazioni, le schemi, eccetera. Il numero 60 l'abbiamo fatto invece a ottobre del 2020, cioè perché abbiamo studiato gli aspetti specifici per la pediatria, quindi è più dedicato alla pediatria, e cominciava anche a guardare un po' oltre la pandemia, questo report. Abbiamo messo in evidenza le cose che vedete negli elementi, diciamo le tematiche messe in evidenza nella slide, in particolar modo la responsabilità abbiamo chiarito. La responsabilità sanitaria in telemedicina. Chi opera in telemedicina deve seguire tutte le regole deontologiche, etiche e tutte le norme. Non c'è una responsabilità inferiore perché si è a distanza. Poi abbiamo fatto una valutazione, grazie alla collaborazione con le associazioni dei malati reumatici, che vedete in questo studio, che abbiamo anche diffuso l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso e anche agli inizi di quest'anno. Vedete, noi abbiamo chiesto ai malati reumatici quali sono state le problematiche dell'emergenza sanitaria. Vedete l'incontro... Prego. Devo chiedere solo la cortesia, siccome abbiamo dei tempi che
stringono proprio gli interventi di tutti, e invece è interessantissimo seguire tutto questo percorso che parte da molto prima del Covid e immagino arrivi fino al Covid. Le devo chiedere questa cortesia e quindi uno sforzo di sintesi. Prima di dare la parola all'ingegner Liscia, le posso chiedere in estrema sintesi, e poi magari andremo a rivedere anche i report dei mesi scorsi, in breve, una situazione pre-Covid e cosa soprattutto è cambiato con il Covid, a causa del Covid, che poi è quello che andremo a affrontare insieme ai relatori successivi. Mi perdoni l'introduzione così a gamba tesa, ma abbiamo dei tempi che sono quelli della Camera dei Deputati. Ha fatto benissimo e la ringrazio. Allora, per diciamo, rispondere subito alla sua domanda è questa. Da questa evoluzione, che poi se volete ci tratterremo a studiare meglio insieme, da questa evoluzione noi abbiamo iniziato questo lavoro che vedete sintetizzato in questa scheda. Abbiamo realizzato, tanto abbiamo contribuito dal punto di vista tecnico-scientifico all'elaborazione dell'accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, che reca le indicazioni per l'erogazione di prestazioni, di alcune delle prestazioni in telemedicina, in particolare la televisita, il teleconsulto, eccetera. E che tariffa per la prima volta le prestazioni con il concetto dell'omologazione della tariffa alla omologa prestazione in presenza. E dico subito ciò che ho già detto nelle riunioni anche in molte occasioni pubbliche: queste tariffe non reggeranno a lungo. È stato corretto applicarle perché era il modo più veloce per avere accesso alle prestazioni e per renderle reali, ma non potranno reggere a lungo perché non tengono conto di tanti aspetti che invece sono importanti nella costruzione e nel mantenimento dei servizi telemedicina. Anche questo sarebbe da approfondire volendo. Poi stiamo lavorando a tutti questi documenti che vedete nella slide. La teleriabilitazione è già pronta e spero che presto potrà essere valutata dalla Conferenza Stato-Regioni come documento di quella conferenza. La teleassistenza la faremo appena sapremo che, siccome sono collegate le due cose, appena sappiamo qual è il destino del documento sulla teleriabilitazione, ci metteremo a lavorare sul secondo. Poi c'è la teleriabilitazione e il telemonitoraggio cardiopolmonare, che hanno una loro specificità su cui stiamo lavorando. Vedete, stiamo lavorando per la teleriabilitazione e teleassistenza con 12 società scientifiche differenti. Con il coordinamento del Centro Nazionale. Per la cardiologia 19, poi c'è la pneumologia che dovremmo iniziare, e poi c'è la telecertificazione, che sarà un lavoro mastodontico perché sul discorso telecertificazione si intrecciano problematiche notevoli dal punto di vista sia del codice penale che del codice civile. E quindi sarà una bella, diciamo, gatta da pelare. Ma dobbiamo farla, perché se riusciamo avremo veramente un servizio di altissimo livello per tutta la nazione. E l'altra cosa che volevo dirvi è che stiamo lavorando anche ad altri documenti. Questo è il documento sulla cardiologia che vi ho detto prima, questo è un documento di consensus nazionale sulla neurofisiologia clinica, consentirà di fare a distanza una serie di accertamenti diagnostici tipici della neurofisiologia clinica, compreso l'elettroencefalogramma per intenderci e altri, l'elettromiografia e in alcune circostanze, anche in situazioni d'urgenza, e questo è molto importante per la distribuzione corretta dei servizi sul territorio anche in questo settore, che è ovviamente molto importante in tante situazioni croniche e anche acute. Poi stiamo per terminare questo lavoro che è da 2 anni stiamo lavorando con i massimi esperti economisti e aziendalisti italiani e con molti esperti di management sanitario, valutazione costo-efficacia, che sarà la base tecnica per le nuove tariffe, o almeno questo è il nostro intento. Poi vi volevo parlare dei dati, vi sorvolo su questo discorso dei dati, magari ci ritorniamo, l'importanza dei dati in telemedicina è fondamentale. Se la telemedicina fosse soltanto la televisita non varrebbe nemmeno la pena parlarne. Il punto fondamentale è la gestione nuova dei dati che ruotano intorno al paziente.
Quindi vi lascio solo con quest'ultima slide i punti chiave che a nostro parere sono da prendere in considerazione adesso per costruire, per salire quei gradini di cui si diceva all'inizio: la necessità di competenza e di responsabilità del personale sanitario. Le due cose sono insieme, perché se io sono competente mi assumo le responsabilità in modo corretto e viceversa. Le prestazioni possono essere combinate tra loro, non è detto mica che ci deve essere la telemedicina da una parte e le altre dall'altra. Si intrecciano tra di loro e vedrete che man mano che arriveranno nuove proposte, nuove idee, nuovi progetti, le due cose si fonderanno insieme in tantissimi modi diversi. Potremmo esplorare tutta un'infinità di combinazioni. Però per farlo dobbiamo progettare, per progettare dobbiamo partire dalle esigenze dei pazienti, ma non per un discorso, cioè, o meglio, non solo per un discorso etico e morale, ma proprio perché se non lo facciamo, cioè è proprio perché è il metodo migliore per strutturare, tecnico per strutturare i progetti e far funzionare i servizi. Se non lo facciamo, la maggior parte delle volte costruiamo dei bellissimi sistemi che non usa nessuno. Grazie. Grazie dottor Gabrielli, col quale mi scuso per la fretta e per la sintesi alla quale l'ho costretto, ma era talmente affascinante la cavalcata dal pre-Covid, che sembra un secolo fa, a oggi, a adesso. In realtà poi lei parlava al futuro, ma mi sembra che molte cose possiamo declinarle al presente e non al futuro, mi sembra dal discorso. E allora, per intrecciare i discorsi di medicina, digital, eccetera, la parola all'ingegner Roberto Liscia di Netcom. Beh, grazie, veramente grazie per queste introduzioni, grazie onorevole Provenza, grazie dottor Gabrielli. Grazie veramente a entrambi, perché devo dire che la sintonia, mi ero preparato due parole introduttive, ma di fatto è stato già tutto anticipato, no? Di fatto uno dei temi che stiamo affrontando è che siamo in uno scenario fortemente evolutivo, dove le forze delle tecnologie e le forze del paziente cittadino stanno spingendo verso l'utilizzo più efficiente e più efficace di strumenti che oggi sono entrati prevalentemente in un modello sperimentale. E quello che diceva il dottor Gabrielli mi sembra fondamentale: bisogna uscire dalla sperimentazione per entrare in un modello in qualche misura di normalità. Per entrare in un modello di normalità bisogna ripensare la governance complessiva di in qualche misura l'utilizzo delle tecnologie in chiave digitale e in chiave in particolare sui due grandi assi che sono stati in qualche misura toccati, che sono quelli dei dati e quello della telemedicina, dove alcuni punti passano fondamentalmente attraverso la formazione del personale, che è un elemento chiave, perché senza competenze ovviamente è difficile in qualche misura andare nella direzione in cui le tecnologie ci rendono disponibili nuovi modelli, nuovi processi, nuove filiere, e dobbiamo andare verso un modello in cui sono chiaramente allocati le prestazioni del personale sanitario per poter in qualche misura operare nelle due forme tradizionali, analogiche e digitali, definendoli in qualche misura dei modelli di allocazione delle risorse che sono congrui con quelle che sono le attese dei nuovi paradigmi, diciamo, di prestazioni relative alla salute che dobbiamo erogare, ma nel contempo legate a un punto che mi sembra che il dottor Gabrielli ha stressato, che è molto importante, quello di garantire una, in qualche misura, una tariffazione che sia collegata alle prestazioni e al risultato di queste prestazioni. Perché oggi siamo ancora in un modello in qualche misura tariffario, se posso dire sperimentale, cioè che è legato in qualche misura ad una tariffazione legata ai modelli di erogazione della salute legati alla, diciamo, alla salute tradizionale di tipo fisico e non digitale. In questo Netcom ha lavorato in questi 3 anni, quindi abbiamo già fatto un pezzo di percorso, per il quale ringrazio moltissimo il gruppo di lavoro delle imprese che hanno collaborato con noi attorno a questo tavolo, a cui lascio la parola fra qualche secondo, in particolare Medtronic, Humanitas e MSD, che, data la complementarietà delle competenze, data la complementarietà delle risorse e soprattutto data la complementarietà delle esperienze, possono mettere in gioco in qualche misura un percorso che a mio giudizio va nella direzione di quello che è stato tracciato sia dall'onorevole Provenza che dal dottor Gabrielli,
di creare un percorso che acceleri la messa in opera di prestazioni che valorizzino l'utilizzo delle nuove tecnologie. E in questo credo che sarebbe utile riuscire a costruire in qualche misura una collaborazione, un tavolo, un'istituzione di un tavolo pubblico-privato che ci consenta di trasferire, perché uno dei temi fondamentali in questo nuovo scenario è il trasferimento delle esperienze. Senza il trasferimento delle esperienze, e l'abbiamo visto con quello che sta capitando in particolare nelle esperienze di telemedicina che ci ha fatto vedere il dottor Gabrielli, 350 esperienze diffuse sul territorio che poi in qualche misura hanno avuto una vita di 3 anni, il tema è riuscire a trasformare queste 350 esperienze che sono legate soltanto ai finanziamenti a un modello che sia un modello stabile nel tempo e in qualche misura monitorato nel tempo con una tarifazione che gli consenta di evolvere nel tempo come un modello di erogazione di prestazioni sanitarie che sia in qualche misura strutturato. E in questo lascio quindi la parola ai miei 3 colleghi per entrare nel vivo, in qualche misura, delle esperienze che sono state effettuate. Grazie. Grazie, ingegner Liscia. Allora, i tre partner di questo progetto, oltre a Netcom, sono MSD Italia, l'Istituto Clinico Humanitas e Medtronic Italia. Allora, in quest'ordine direi che diamo la parola a Gianluca Gaia di MSD Italia. Prego. Allora, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, l'onorevole Provenza. Cercherò di essere telegrafico e focalizzarmi sui punti discussi. Ringrazio anche il dottor Gabrielli per la chiarezza. L'industria farmaceutica da sempre, in particolare MSD e le aziende del suo gruppo, rappresentano e sono attive nella rivoluzione digitale. E in particolare con questo focus e questa attenzione la nostra visione è non più solo considerare il farmaco ma allargare la visione nell'ambito più ampio del patient journey, di quelle che sono le esigenze dei pazienti. E in questo percorso è necessario avere degli standard, delle definizioni, e il dottor Gabrielli l'ha toccato con grande attenzione, vincolanti per valorizzare la componente digitale all'interno del percorso e del patient journey del paziente. Questo in particolar modo è vero quando le soluzioni digitali sono a supporto della sanità, della salute del territorio e quindi della prossimità vengono inserite all'interno dei percorsi di cura nei PDTA, che poi veda le soluzioni telemedicina declinate, come dicevamo prima, come telemonitoraggio, televisita, monitoraggio remoto, questo è spesso legato alle singole, come posso dire, componenti del pilota, del progetto che la singola ASL, la singola regione implementa, ma poi, come abbiamo visto, non c'è una sostenibilità, una durabilità del progetto, proprio perché la componente digitale in qualche modo non viene valorizzata appieno. Questo discorso quindi si lega fortemente anche con un altro tema che è quello, anche qui toccato precedentemente, del valore di questi dati, dell'utilizzo che questi dati generano. Parliamo tendenzialmente di oggi big data, intelligenza artificiale, e qui abbiamo la possibilità di generare dati non strutturati che spesso rimangono nei singoli progetti, nei piloti, perché manca l'interoperabilità tra le diverse cartelle cliniche, scarsa capacità o possibilità di utilizzare questi dati, per esempio, nella mancata connettività con il fascicolo sanitario elettronico, per esempio. E quindi questi sono elementi che generano, da una parte, la perdita, come diceva prima il dottor Gabrielli, del valore che si è generato attraverso queste esperienze, ma allo stesso tempo la possibilità, in un mondo che va verso predictive analytics, va verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di non utilizzare questi dati di real world evidence che possono da una parte supportare le scelte cliniche, l'impatto che il percorso dei pazienti grazie alla telemedicina può avere in termini di miglioramento e dall'altra parte, permettetemi di dire, anche il valore delle soluzioni digitali. Noi in questo modo, attraverso la standardizzazione dei dati e l'utilizzo di questi, avremmo la possibilità anche di misurare la qualità del servizio offerto.
Spesso noi tendiamo a utilizzare o abbracciare soluzioni di telemonitoraggio, telemedicina, perché la tecnologia è allettante. Noi oggi il passaggio successivo importante, come accennava il dottor Gabrielli prima, è quello di andare a misurare l'impatto economico di queste soluzioni e quindi aiutare poi il legislatore nel definire quella che è la sostenibilità di questi modelli attraverso una corretta tariffazione. Quindi questi erano i tre punti essenzialmente che volevo toccare, per noi importanti, perché potevamo ognuno di noi raccontare, abbiamo anche noi diverse esperienze in ambito di telemonitoraggio e televisita o monitoraggio remoto, ma poi incontriamo queste tipologie di problemi quotidianamente che ci, come dire, creano le complessità nel rendere il modello sostenibile. Quindi grazie. Grazie al dottor Gala, anche perché poi ci sono dei punti concreti che si intrecciano con il dibattito veramente di queste ore, cioè il cloud, la gestione dei dati, la gestione pubblico-privato, sono cose che non ci stanno travolgendo ma che dobbiamo affrontare e che sappiamo affrontare, la politica, il privato, il pubblico, ognuno per il suo ruolo, mi sembra che il livello di concretezza sia assoluto. E allora mi rivolgo, grazie mille al dottor Gala, mi rivolgo al dottor Rovera, che è il direttore dell'Istituto Clinico Humanitas, per un altro punto di vista all'interno di questo percorso che stiamo facendo. Buongiorno a tutti. Io come Humanitas porto il lato dell'ospedale e, se volete, ancora di più il lato del paziente. Di sanità digitale parliamo oramai da tanto tempo, come ci ricordava il dottor Gabrielli, e credo che uno dei pochi lasciti positivi del Covid in questi ultimi 2 anni sia stato proprio l'accelerazione del processo di digitalizzazione della sanità. Parto dall'esperienza che abbiamo avuto in questi 2 anni in Humanitas in termini di digitale, cioè certamente favorita dal fatto che noi sul digitale abbiamo sempre investito, abbiamo sempre creduto, abbiamo una cartella clinica elettronica dal 2014. Però certamente durante il Covid i pazienti hanno avuto grandi difficoltà ad accedere all'ospedale, spesso difficoltà accentuate anche dalla distanza geografica. E d'altro canto i medici del territorio, in questo periodo in cui spesso parliamo di ospedale e territorio, facevano fatica, ancor più fatica del solito, a colloquiare con gli specialisti in ospedale. Ecco, la telemedicina si è rivelato un fattore importantissimo e vincente. Mi piace farvi alcuni esempi che possono riguardare sia i pazienti cronici. Noi abbiamo un bellissimo caso di gestione dei pazienti con osteoporosi che seguiamo ovviamente in parte a distanza, quindi come diceva Gabrielli c'è l'integrazione tra la parte di telemedicina e la parte di sanità in presenza, con dei risultati per ora molto interessanti anche in termini di compliance terapeutica. Un altro caso molto interessante, siccome lo vediamo sul fronte del cancer center, quindi malati oncologici, e qui vedrei sia il vantaggio per il paziente di evitare in sede di follow up alcuni viaggi, quindi la possibilità di gestire almeno in parte da casa controlli, rassicurazioni, follow up, e in parte la telemedicina aiuta anche un concetto di hub and spoke, che è un concetto fondamentale nella sanità odierna, cioè la possibilità per noi da Rozzano di gestire pazienti e casi magari discussi a Catania, soprattutto su tumori rari, penso ai sarcomi, penso ai tumori del pancreas, quindi concentrando evidentemente know-how e sapere nel lab, ma avendo la possibilità di colloquiare con gli spoke, è stato un punto molto importante che abbiamo imparato in questi anni. Ecco, quindi se devo pensare alla telemedicina del futuro, io credo sia fondamentale avere in testa esperienze che davvero portano qualità clinica al paziente, come diceva noi colleghi prima, qualità in qualche modo misurabile. Noi quindi crediamo nella telemedicina che permetta miglioramento degli outcome e permetta eventualmente anche un tema di sostenibilità in funzione della qualità misurabile, della qualità erogata. Penso al fatto che in un momento in cui sempre di più parliamo di ospedale e territorio, la telemedicina permetta
di avere scambi veri con un ospedale che diventa, se volete, più virtuale, più aperto ai pazienti, ai medici di medicina generale o, nel caso di ospedali di alta e di bassa specialità, l'esperienza dell'hub and spoke. Quindi questo è un secondo chiarissimo beneficio per il paziente. Il terzo punto che dobbiamo comunque ricordare è il punto della continuità di cura e quindi il tema dei pazienti cronici, dei pazienti che possono essere almeno in parte seguiti al domicilio, credo di nuovo sia un messaggio importante nella sanità moderna, sanità che verrà. Grazie. Grazie mille al dottor Luciano Ravera, direttore di Humanitas. E quindi passiamo al terzo partner di questo progetto, oltre a Netcom, Medtronic Italia, il presidente e amministratore delegato Michele Perrino. Prego. Sì, grazie e ringrazio tutti per questo tempo insieme. Mi allaccio subito a quello che diceva Luciano Ravera. Anche noi in Medtronic proveniamo da circa 15 anni di esperienza di applicazione di queste modalità, di queste opzionalità digitali nella pratica clinica quotidiana. L'abbiamo fatto a nostre spese, l'abbiamo fatto in una fase di pilota, l'abbiamo fatto in tutte le cronicità, dal cardiovascolare alla neuroscienza, al diabete, alla chirurgia, dove noi siamo presenti, e l'abbiamo fatto nella consapevolezza che non si tratta solo di tecnologie per sé, ma che la telemedicina, così come altre opzionalità digitali, sono degli abilitatori perfetti per uno shift di governance del sistema salute che è necessario, soprattutto in questo paese, per renderlo veramente sostenibile. E vi invito infatti a pensare alla telemedicina di cui oggi parliamo come veramente un connettore di dots. Dobbiamo poter passare da un governo di una salute che vede al centro un malato a un governo di una salute che ha addirittura al centro un individuo. Per poter far questo, quindi, la pandemia è stato per noi non un acceleratore, ma una conferma che quanto fatto in 15 anni era assolutamente la strada giusta da percorrere. La settimana scorsa il G20 ci lascia con una forte eredità che conferma quello che avevamo imparato in questi due anni. Sostanzialmente che c'è bisogno di fare uno shift di governance, di una struttura della salute che sia sempre più, veda sempre più al centro un viaggio di cura e non un malato all'interno di un ospedale, quindi diversi touch point, ci lascia sottolinea la rilevanza dell'innovazione che deve essere garantita in questo paese e deve essere sostenuta in questo paese, e parlo ovviamente di digitale. Quindi, come vedete, siamo in un momento perfetto, mai nella storia del dopoguerra abbiamo avuto risorse disponibili per fare la cosa giusta, e quindi la presenza, la nostra disponibilità in Netcom e la presenza oggi tutti qua in questa sede vuole essere una call to action. Abbiamo risorse, abbiamo visto, dottor Gabrielli, il bellissimo viaggio che lei ha già intrapreso tanto tempo fa. Io credo che in quel viaggio deve considerare l'industria, e la presenza di Netcom deve poter garantire quella terzietà, quella trasparenza, perché il progresso in salute si fonda sulla partnership tra ingegneria e clinica, e oggi più che mai quella partnership deve essere tenuta al centro. Quindi è importante che in questo paese ci sia, oggi ci sono tantissime, se guardate telemedicina, ci sono tantissime aziende, tante opzioni, tantissimi silos che se ne stanno occupando. C'è bisogno di convergenza, di prioritizzazione e soprattutto di una partnership tra il lavoro che il pubblico, che deve ovviamente definire le regole, e un privato che deve portare soluzioni e competenze, ci deve essere. Quindi la nostra presenza qui oggi serve proprio a dimostrare la nostra assoluta disponibilità a mettere a disposizione vostra quello che noi abbiamo imparato al di fuori dei nostri conflitti di interesse. Io credo che così noi possiamo non soltanto cogliere l'opportunità di garantire un nuovo benessere per la salute dei nostri cittadini qua in questo paese, ma questo può essere anche un bellissimo volano di crescita, di nuova formazione per chi si occupa di questo, e non possiamo perdere. Quindi il paradosso è che noi possiamo in questo momento ripartire sulla griglia, appunto, della ripartenza insieme agli altri paesi, anche se siamo partiti un po' più in ritardo, possiamo recuperare questo, ma per poterlo fare dobbiamo lavorare insieme, pubblico e privato, perché noi abbiamo soluzioni, e anche il PNRR non lo guardiamo come un utilizzare questi fondi per le nostre aziende, lo guardiamo perché siamo disposti, e parlo per la mia azienda, a mettere ulteriori risorse sul campo per poter garantire che questo shift possa veramente avvenire. Quindi la telemedicina è un abilitatore fondamentale, partiamo da questo e cerchiamo, come diceva Roberto Liscia, io concludo con questo,
dobbiamo poter avere dei punti di riferimento governativi chiari con cui poter parlare e fare un lavoro di cascading, di execution, perché sennò rimarrà, come diceva qualcuno, un bla bla bla. Grazie. Grazie mille al dottor Perrino, ha detto un'espressione che forse è il senso di questo momento, non solo qui dentro ma del Paese, è il momento perfetto, è come se stessimo lì per... abbiamo un'occasione da cogliere, se non la cogliamo è solo colpa nostra, se la cogliamo forse possiamo neanche ripartire, seguire l'abbrivio, seguire la rincorsa, la partenza che abbiamo fatto, quindi è un grande auspicio, è un grande impegno per tutti, quindi è un impegno del pubblico, è un impegno del privato, è un impegno della politica e quindi il saluto, le conclusioni, la sintesi politica da parte dell'onorevole Nicola Provenza. Prego. Grazie, voglio chiudere cercando di stare nei tempi e tra l'altro ringraziare tutti non solo per la capacità di sintesi e per la tempistica che ci è stata imposta, ma anche per la ricchezza di contenuti che vanno nella direzione direi proprio di capire ancora una volta che solo insieme si può affrontare e risolvere un certo tipo di tematiche. Già il fatto di essere qui, di mettere insieme delle competenze e soprattutto direi in una fase che io ho definito delicata perché ci sono investimenti da fare e questi disegneranno proprio il nostro futuro, lo ripeto ancora una volta, di salute in senso complessivo. I temi che sono stati sollevati mi trovano concorde soprattutto sul discorso della formazione. L'ingegnere Liscia ha in qualche modo con Netcom voluto promuovere questo aspetto che mi pare importante. Io sottolineerei anche la possibilità di modulare, e il professor Gabrielli lo ha detto in maniera molto chiara, modulare e aggiornare i percorsi di laurea, presumibilmente per i medici ma anche per gli altri professionisti della salute. Se si parla di competenze, si parla di formazione, si parla di aggiornamento e direi anche, se me lo consentite, anche visto che sono stato chiamato anche a un intervento politico, anche alla scelta meritocratica dei ruoli apicali rispetto a chi deve poi governare questi fenomeni. Allora la tecnologia, lo ripeto spesso, è da questo punto di vista un acceleratore rispetto soprattutto alla medicina che viene definita di prossimità, ma devo dirvi, e vi riporto un po' alcune mie considerazioni fatte anche in altre sedi, perché essendo medico non riesco a sdoppiarmi troppo e quindi diciamo faccio fatica a tenere dentro tutte e due le anime che rivesto in questo momento. Io penso che c'è necessità in questo Paese, da parte della figura professionale del medico, del recupero della dimensione clinica della professione medica, perché questo porta a livelli di appropriatezza importanti che, come sapete, non sono solo quelli di cura, di diagnosi, ma anche di livelli organizzativi e di ambito di cura. Si è parlato del rapporto, lo diceva il dottor Ravera, in termini molto chiari rispetto al rapporto tra ospedale e territorio. Serve evidentemente un riequilibrio, ma al centro non c'è il paziente. Quando sento il paziente al centro io vado un po' in bestia, ve lo dico fuori dai denti, perché da 35 anni faccio il medico, il paziente al centro non c'è stato mai. Come mai? Adesso lo vivo nel mio ruolo istituzionale, ve lo proietto dicendo il paziente deve essere un attore insieme a tutti quanti noi di questo processo. Ed ecco perché l'attenzione anche alle associazioni dei pazienti, ai malati cronici, fragili, gli oncologici, quelli che spesso purtroppo in questo periodo sono stati trascurati. E allora il modello organizzativo territoriale deve sapere interpretare questo momento rispetto ai bisogni di salute dei territori di riferimento. Questo devo dire che mi porta ad un'altra considerazione, cerco di sintetizzare perché avevo soprattutto in questo momento la necessità di dirvi che c'è in questa fase storica una necessità, cioè un controllo dell'uso dei finanziamenti, cioè cercare di migliorare in tempi certi questi percorsi che impattano sulla vita delle persone per poter poi anche eventualmente correggere delle storture, delle deviazioni, sia sul piano delle dotazioni finanziarie, sia sul piano delle dotazioni tecniche. E allora, se mi consentite, questo non può non passare attraverso un riequilibrio che crei una garanzia rispetto ai diritti, dia veramente
un senso, un significato alla missione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Ritengo, ma questo lo dice il PNRR, con una regia da parte del Ministero della Salute, in grado anche di assumere dei protocolli d'intesa con le regioni. E allora, se questo è un po' un obiettivo condiviso, il passaggio obbligato, preliminare direi, è quello di una logica di perequazione del diritto assistenziale delle persone, come dicevo prima, guidato sempre però dal reale bisogno di salute nei singoli territori. E laddove i bisogni non possono essere soddisfatti nel proprio territorio, non si può non pensare a protocolli d'intesa che sappiano rivolgersi anche ad eccellenze diffuse. Ed è questo il tema degli interventi che io ho provato adesso a sintetizzare. Questo può essere il senso di un ragionamento di chi porta in campo competenze, io direi anche energie e buone pratiche. Non dimenticherei però, e questo lo tengo a sottolineare, che la qualità dell'offerta non sempre significa appropriatezza. Io sul discorso dell'appropriatezza penso di fondare molto del mio ragionamento, perché in questo periodo di pandemia è capitato spesso di ragionare di risorse, col PNRR ancora di più. Il tema non è soltanto relativo all'entità delle risorse, ma come intendiamo allocare queste risorse. Io penso che in questa giornata noi abbiamo avuto degli input, e di questo ringrazio Netcom per aver tenuto insieme questo ragionamento, e ringrazio personalmente tutti i relatori, perché seppure nella sintesi sono riusciti a tenere dentro quello che penso sia un rapporto vero, sano, tra pubblico e privato. Spesso nel dibattito pubblico, lo sappiamo, c'è una tendenza a volte anche alla demonizzazione, la chiamo così, del privato. Io penso che dobbiamo ragionare in termini di efficacia, di grande opportunità, di livelli imprenditoriali che in questo Paese possono prendere spunto da una serie di esigenze che oggi sono al centro, perché io penso che è al centro la salute in tutte le politiche. Quando vi parlavo prima di politiche ambientali, di politiche del lavoro, non sono disgiunte da ciò che noi abbiamo adesso al centro, e cioè la salute. Non è pensabile di ragionare nella direzione della salute e pensare solo alla sanità, lo dico chiaro. Ma dobbiamo avere una visione a 360 gradi. Ragionare in termini di salute globale significa tenere dentro politiche ambientali, di sostenibilità, ma anche di lavoro. Perché la salute, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 5 dimensioni: fisica, psichica, sociale, economica e relazionale. E tutti noi sappiamo quando può essere mancata proprio la relazione in questo periodo. Ancora oggi, sembra strano, ma siamo nella sala stampa della Camera dei Deputati, abbiamo le mascherine e stiamo affrontando temi importantissimi. Mi riferisco ovviamente all'emergenza sanitaria, vedremo se ci sarà proroga o meno. Parliamo del Green Pass, parliamo della terza dose. Parliamo di temi che, come vedete, si sviluppano nel corso del tempo e richiedono una grande attenzione. Io penso che questa attenzione vada fatta tenendo conto non dell'interesse particolare, ma dell'interesse generale. Entrare in questo flusso, capire che c'è anche la possibilità di investimenti significativi, importanti, se riusciamo a tener fermo il principio di una difesa del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, e un grande tavolo, come auspicava l'ingegnere Liscia, tra pubblico e privato, tenendo dentro queste esigenze, noi ci faremo trovare pronti all'appuntamento con la storia. Altrimenti sarebbe un'occasione sprecata e sarebbe il più grande errore che potremmo commettere. Prima, nell'intrattenermi, e ho chiuso, siamo nei tempi? Perfettamente nei tempi. Nell'intrattenermi dicevo che qualche volta capita di avere degli incontri, dei confronti, dei dialoghi e partire, almeno questo è il mio punto di vista, da un livello di autocritica.
perché sembra quasi che in queste dinamiche non c'è nessuno che abbia commesso errori. Allora la politica, e me ne prendo carico, anche se da 3 anni e mezzo faccio il deputato, quindi mi prendo carico anche di quello che c'è stato prima di me, la politica probabilmente deve fare un'autocritica rispetto al discorso che accennavo in precedenza, cioè come porre la salute al centro di tutte le politiche, partendo addirittura dalla scuola, dall'idea di promuovere la salute nelle scuole, per non parlare di come si possono poi utilizzare delle risorse e portarle nel discorso più importante a cui tengo, che è quello della prevenzione. Allora, ciascuno di noi deve fare autocritica, io spesso lo dico anche a proposito del ruolo professionale del medico e delle varie categorie mediche, dagli ospedalieri agli specialisti ambulatoriali, ognuno ha una visione. È il momento di fare un piccolo passo indietro per fare un passo avanti tutti. Quindi l'idea di tener dentro, e questo, ripeto, è merito che va all'iniziativa di Netcom, è proprio quello di portare avanti un ragionamento complessivo. In questo penso di poter essere pronto ad affrontare insieme a voi una sfida importante che deve coinvolgere sicuramente tutti, ma come vi ripeto, sempre in una necessità che è quella che è stata sollecitata, quella di trovare degli interlocutori che in questo caso siano a livello politico parlamentare, a livello ovviamente governativo e, se mi consentite, anche a professionisti come il professor Gabrielli, che non solo ha raccontato purtroppo per motivi di tempo una piccola parte anche della sua storia all'Istituto Superiore di Sanità, ma effettivamente che possono darci un contributo importante e serio perché la tecnologia sia veramente quello che noi pensiamo, cioè l'acceleratore di determinati processi. Mi fanno dei cenni e quindi onestamente non vado oltre. Vi ringrazio tutti. Grazie. In una parola, grazie davvero ad ognuno di voi per il contributo che ha dato, per la qualità di questo dibattito. Speriamo, anzi contiamo, che sia un calcio d'inizio per qualcosa che poi, su cui dovremo lavorare tutti quanti. Grazie ancora. Grazie onorevole Provenza, grazie dottor Gabrielli, è stata veramente un'ottima seduta. Grazie ancora.